GF VIP 7, 41esima puntata, eliminato Andrea Maestrelli che ha biglietto di ritorno e rientra in casa. I nominati sono. Si è appena conclusa la 41esima puntata di GF VIP 7. Il reality show condotto da Alfonso Signorini, affiancato dalle fedelissime opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Ha tenuto incollati i fan affezionati al programma. In studio anche l'ormai fissa presenza di Giulia Salemi che si è occupata della parte social del programma. La puntata è iniziata con il resoconto degli ultimi giorni, in particolare i giorni dopo la squalifica di Edoardo Donnamaria. Questi infatti non sono stati giorni per niente facili per Antonella Fiordalisi che ha sofferto molto la lontananza. L'ex vippone però è tornato a farsi sentire, urlando in piena notte con il megafono fuori i cancelli di Cinecittà. Per manifestare tutto il suo amore. Anche questa sera, in occasione del compleanno della fidanzata. Edoardo ha pensato di mandarle un videomessaggio, dichiarando il suo sentimento. Passo indietro poi per parlare del rapporto tra gli Oriele. Questa volta il terzo incomodo è stato Luca Onestini che, da amico della venezuelana, spesso la mette in guardia da questa relazione talvolta instabile. Daniele Dal Moro però, è sembrato nutrire ancora forti dubbi circa l'interesse di Oriana Marzoli nei confronti dell'ex tronista. Proprio per la showgirl questi sono stati dei giorni felici. Soprattutto il giorno del suo 31esimo compleanno ha festeggiato in piena armonia all'interno della casa del GF VIP 7. Questa sera però abbiamo conosciuto un suo aspetto diverso dal solito. Oriana infatti. Nonostante si mostri sempre super allegra, nasconde un passato doloroso. Dalla separazione dei genitori. Al rapporto difficile con il padre, fino ai costanti tradimenti degli uomini passato. Ma, a sorpresa, i suoi genitori le hanno fatto una sorpresa. Il padre, inaspettatamente le ha mandato una lettera d'amore. Sebbene abbia sempre manifestato l'intento di rimanere fuori le dinamiche televisive. Momento poi per parlare, ancora una volta, dei gruppi che si sono formati in casa. Anche se sembra essere tornato il sereno, Antonella e Nikita Pelizzon sentono ancora di essere straniate dal resto del gruppo. Momento televoto, tra Daniele Dal Moro, Jael De Donà, Nikita Pelizzon e Andrea Maestrelli. Il concorrente che ha dovuto abbandonare per sempre la casa del GF VIP 7 è stato proprio quest'ultimo. Una volta arrivato allo studio di Cinecittà, lo stesso ha potuto aprire il bussolotto, rientra in casa. Allo scoccare della mezzanotte, sorpresa per Antonella, suo papà Stefano Fiordalisi è tornato a farle visita. L'uomo ha speso parole d'amore per la figlia, rassicurandola e facendola sentire protetta. Al suo fianco anche Marco, amico stretto dell'influencer che si è dichiarato espressamente Donnalisi. Altra coppia da trattare poi quella degli incurvassi che tra siparietti comici e istanti di vita quotidiana. Si stanno vivendo il loro amore a pieno. Si sono analizzati tutti i vari amori passati di Tavassi. Fino ad arrivare all'attuale speranza di scoprire la sua Nicole una volta terminato il GF VIP 7. D'altra parte invece una piccola diatriba tra Alberto De Pisis e Oriana che si trovano spesso ad avere un rapporto di amore-odio. Un altro amore che prosegue a gonfie vele è quello tra Attilio Romita e la sua Mimuzza che hanno annunciato di avere in progetto il matrimonio entro fine anno. Momento nomination, tramite sistema piramidale. Tra le palesi, Nikita ha nominato Jale. Milena Micone ha scelto Luca mentre Antonella ha dato il suo voto a Nicole. Infine Oriana ha nominato Nikita. Tra le segrete invece, Luca e Tavassi hanno nominato Nikita. Jale ha dato il suo voto a Daniele mentre Nicole ha scelto Antonella. Daniele ha dato il suo voto a Milena e infine Alberto ha nominato Jale. Dunque, al televoto, che vedrà vincitore il secondo finalista di questo GF VIP 7 all'insaputa dei vipponi. Sono stati, Nikita, Antonella, Jale, Daniele, Nicola, Milena e Onestini. Că poate fac
doar lucruri care-mi plac. Poate nu mă îmbrac la costum, poate nu spun minciuni. Sunt liber să fiu stăpân pe ce fac și ce spun, știi? Nimic nu mai e la fel. Copilăria s-a maturizat sever. S-a lovit până acum de fel de